Vabbè, tutti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi, da una rivista di John Hacker, andiamo a tirare fuori due argomenti. Uno, come recuperare i file cancellati sul proprio computer, e l'altro, come aumentare la sicurezza sul proprio PC nell'eventualità che avessimo un'infezione da parte di qualche Trojan che l'antivirus non abbia rintracciato. Adesso partiamo prima come recuperare un file. Il software di cui andremo a parlare si chiama Recuva. Parto con la premessa che software del genere ce ne sono tantissimi. Io utilizzo questo per comodità, perché lo uso da anni, anche perché è in italiano. È molto semplice, è anche piccolo, occupa pochissimo spazio. Esiste anche la versione portatile che è possibile mettere sopra una chiavetta. Questo qua, in effetti, l'ho potuto sperimentare circa 15 anni fa su un portatile di un collega che aveva smarrito, aveva per sbaglio cancellato tutti i file della propria famiglia, le foto della propria famiglia, e riuscì a recuperare queste foto, e purtroppo venne a scoprire anche qualcosa in più riguardo anche al possessore precedente, perché davvero eccezionale quello che si può scoprire sopra un PC. Questo perché i file non vengono realmente cancellati, ma vengono solo nascosti in attesa che lo stesso cluster, come potete vedere adesso ho lanciato questo software per defrag che lo realizza la stessa società che fa Recuva, i file vengono nascosti in un cluster che potete vedere da questi quadratini. Che cosa succede? Finché non viene sovrascritto da un altro dato, questo cluster rimarrà sempre reperibile. Quindi questo software Recuva va nel cluster e cerca di vedere se ci sono file, diciamo tra virgolette, nascosti. Infatti potenzialmente esistono procedure per eliminare tutti i file con una sovrascrittura di 3 volte. Però se utilizzate, come nel caso mio per l'unità C, un SSD, queste procedure ammazzano solo l'hard disk, quindi non lo suggerisco proprio. Anzi, la cosa che più vi dico è che quando cedete il computer a qualcuno, l'hard disk distruggetelo direttamente, fate prima, perché è possibile recuperare i dati come ho fatto io con Recuva da sopra questo famoso PC, che era un portatile. Allora, come funziona? Basta selezionare l'unità dove era presente il file che avete cancellato, oppure nel caso, come è successo a volte, io ho un lettore per HD esterno, lo inserite dentro, lui lo vede come se fosse una normale chiavetta e lo richiamate. Come qua ho inserito una chiavetta. È importante durante questo processo di recupero che dovete utilizzare una chiavetta esterna, pardon, unità esterna, perché i file che andrà a recuperare li dovrà copiare su una unità. E rischiereste, nel copiare andrebbe a coprire lo stesso cluster dove sta il file, quindi perdereste il lavoro e sarebbe praticamente un'operazione inutile. Quindi deve essere un'unità differente, potrebbe essere anche, se il file è in C lo potete mettere in D e via dicendo. Io preferisco usare una chiavetta esterna. Quindi prendiamo nel caso, questo è giusto per un esempio, l'hard disk temporaneo dove di solito carico e scarico continuamente i file, perché è un hard disk che ha alcuni cluster danneggiati e lo utilizzo soltanto per appoggio per le memorie temporali. Quindi scansione, e qui mi ha trovato tutto quello che è recuperabile, diciamo tra virgolette. Come un semaforo indica che il rosso è un file irrecuperabile perché è stato danneggiato, proprio perché probabilmente è stato sovrascritto almeno 3 volte. Giallo è parzialmente recuperabile, in quanto il file, anche se lo recuperate, risulterà un po' danneggiato. Se fosse un testo, potreste recuperare parte del testo, un'immagine la trovereste un po' tagliata. Verde invece è al 100% recuperabile. Adesso faccio la prova di un file che vado a recuperare giusto per fare questa prova. Ecco qui, prendiamo questo txt, scelti file. Qui di solito, se
è possibile avere un'anteprima, vi mostrerà un'anteprima. In questo caso non ve lo mostro perché non ha un lettore di testo al suo interno. Comunque, poco male. Premo su file, sul pulsante recupera e scelgo l'unità. L'unità deve essere sempre un'unità esterna, non locale, o almeno se deve essere locale non deve essere la stessa unità dove avete cancellato il file. Perché? Perché rischiereste che nel recuperare il file va a sovrascrivere un cluster dove è presente il file che volete scaricare. In pratica fate un movimento in loop, lo recuperate e lo cancellate in uno stesso momento e sarebbe totalmente poco produttivo. Quindi io di solito uso un'unità esterna, in questo caso ho messo una chiavetta a 64 giga. 64 no, 128, scusatemi. Ok, e il file è stato recuperato. Qui c'è una piccola pubblicità perché poi il software che ho io è quello di base, ma si può prendere anche la versione professionale. Ok, verifichiamo. Ecco qua il file. Questo è un file txt dove ho alcune note di un preset per fare i video. Oh, vabbè. Comunque è stato recuperato e funziona alla grande il file. Allora, questo file a posto, abbiamo chiuso. Quindi il mio consiglio per chiudere questo argomento è un'ottima soluzione per recuperare i file, ma quando dovete cedere il computer a qualcuno, distruggete l'hard disk. Perché come posso farlo io, lo possono fare chiunque, recuperare file sensibili. Adesso passiamo al secondo argomento, quello dei Trojan. Allora, per quanto siano efficaci gli antivirus, non sempre è possibile essere sicuri che un Trojan non abbia infettato il nostro computer. Il sistema migliore sarebbe quello di controllare se le porte non sono state aperte. Perché se trovate una porta aperta, e non intendo la porta di casa, la porta aperta del computer sulla rete, significa che c'è qualcuno che dall'esterno sta manipolando il vostro PC o sta curiosando nel vostro PC. Di software per lo scanner delle porte ci sono tantissimi. Purtroppo uno famoso, Nemesis, che era il top, è stato messo, è nato come open source, purtroppo è diventato un software shareware, quindi si paga e addirittura sono andato a vedere, va anche in abbonamento mensile. Questo che vi sto proponendo è una soluzione molto simile a questo qua di Nemesis, diciamo che lo mettiamo al secondo posto, ma è efficacissimo per quanto riguarda la scansione delle porte del vostro computer, e si chiama Adventure Port Scanner. Ne esistono anche altri, ve l'ho detto, ma non li ho trovati efficaci come questo qui. Altri intendo gratis, questo tra quelli gratis è efficacissimo. La procedura, anzi poi vi faccio vedere che è anche in italiano, quindi non è neanche difficile vedere come funziona. Praticamente basta solo premere il tasto scansione e lui nel giro di qualche minuto vi fa la scansione di tutta la rete. E adesso vi faccio vedere. Ok, la scansione è finita, ci ha messo un po' di tempo. Se avete visto, anche l'antivirus è intervenuto, perché per fare questa scansione lui entra all'interno di tutta la mia rete e controlla anche i dispositivi wifi. E potete notare i dati che lui mi dà, il nome del dispositivo assegnato con l'IP, il nome del produttore addirittura del dispositivo, indirizzo MAC, e poi questo è il gruppo NetBIOS, è abilitato in NetBIOS. Quelli che vedete colorati in blu sono i computer attivi, in grigio no, sono praticamente lui va anche a rintracciare una specie di cronologia all'interno del router per vedere tutti i dispositivi che si erano collegati e comunque adesso non sono collegati. Quindi con questo software nulla sfugge a qualsiasi tipo di Trojan che abbia aperto una porta. Cliccando su praticamente posso andare sui dettagli e andare a vedere quale porta è stata utilizzata o viene ancora utilizzata. Qui la 401, che è una porta comunque regolare. Chiudo qui, vado su un altro computer. Dettagli, no,
qui, no, me ne dà perché non ce ne sono, non ce ne sono perché, ah, ecco qui, a posto. Qui ho sbagliato che bisogna andare al computer blu, ma anche con la finestra TND, dove abbiamo fatto un'analisi del PC collegato. Qui mi dice che c'è un sistema operativo Linux collegato con la porta 22 e porta 80 aperta, e poi qua mi dà anche l'indirizzo IP di connessione, però questa è tutta rete locale. Sulla rete remota c'è poco e nulla adesso, sì, perché non sto scaricando nulla, quindi non si collega, non sta aperto niente, no, a posto. Questo di solito è una scansione che questo lo utilizza almeno una volta al mese e mi permette di monitorare eventuali porte anomale aperte. Volendolo potete rimanere anche aperto, no, questo no, non si può fare, questa è sempre una scansione, non è in tempo reale, dovete sempre avviare voi la scansione. È un'alternativa a praticamente, anzi un'alternativa, è uno strumento che si affianca benissimo al vostro antivirus, perché per quanto possiate pagare per l'antivirus o per quanto l'antivirus possa essere quotato, non è detto che sia sempre attendibile al 100%, affidabile, pardon, al 100%. A questo punto ho finito, vi lascio a voi una buona giornata, vi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ultima cosa che voglio aggiungere, che questi video, questi argomenti possono essere anche un po' banali per chi già è esperto, ma io indirizzo questi argomenti principalmente per chi di computer non sa neanche come si accende. Quindi quello che per voi può essere una cosa scontata, non lo è per chi di computer non sa o non conosce nulla. Ok, a voi una buona giornata.